Ciao a tutti e bentornati sul canale Camperisti Anonimi. Allora, questo video è un'introduzione per la serie di video che andremo a fare, ma prima urge una spiegazione su quanto è successo, perché non sto più pubblicando video da un anno e mezzo abbondante. Quindi volevo dare qualche spiegazione, quindi questo video, se vi annoia la cosa, vi tedia, skippate tranquillamente. Se invece vi interessa sapere le motivazioni, sono qui per darle, nel limite ovviamente del possibile, della privacy. Allora, partiamo dall'inizio e dalla base. Ci sono stati dei miei problemi familiari che non mi hanno permesso di avere del tempo a disposizione per poter fare video, perché comunque il video è un impegno. E anche se non sembra, uno dice ma fai un video da 6 minuti, però il lavoro che c'è dietro è molto più di quei 6 minuti che vedete, quindi magari ci sono un pomeriggio di registrazioni e più magari altre 4-5 ore poi per montarlo, quindi capite che magari un video che magari voi ritenete pure brutto, ma che dura 5-6 minuti, 10 minuti, magari è costata una giornata dedicata solo a fare quello. Ora, si fa per passione sicuramente, non si fa per guadagno, perché se lo fai per guadagno dovresti fare altri numeri e io ovviamente non arrivo a quei numeri lì. Quindi siamo su un, diciamo così, una cosa amatoriale. Ora, mi piaceva farli, mi piace farli, sono stato impossibilitato da varie problematiche, qualcuna dipendente da me, qualcuna non dipendente da me, che ho dovuto risolvere. Ora, sono quasi risolte tutte, tranne una che purtroppo nel mezzo abbiamo perso il montatore Stefano, che era la persona che montava il video. Purtroppo ci mancherai tanto, Stefano, e diciamo così, non è morto, ha semplicemente scelto di fare altro e di dedicare del tempo in altro. Quindi unite le mie problematiche alle sue problematiche, quello ci aveva portato a non pubblicare più nel canale, non così in maniera con ritmo serrato come facevamo all'inizio. Ora, adesso il mio progetto sta variando, nel senso, vorrei sempre parlare di camper, che è quello che mi piace fare. Nel mezzo ci sono state problematiche pure sul mezzo e sul camper, ci sono state un po' di problematiche in generale, ok? Però vorrei avere un occhio su due o tre tematiche che mi interessano. Ad esempio, parlerò di macchine, di camper e anche di macchine. Ho un progetto in mente che andremo a realizzare insieme a una ditta importante, e lo vedrete, perché penso che sarà, se non è il prossimo, è quello dopo di video. Vorrei cominciare una serie, se riesce ad avere un po' di successo, una serie su quel tema lì, e poi seguire sempre ovviamente il filone dei camper. E vorrei nel contempo parlare anche dell'inquinamento che sta colpendo, ed è un tema che ce l'ho molto a cuore, diciamo che lo sento molto vivo. Io adesso sono sulla Pinerolo Torino, che sono andato a Torino nelle pratiche, però purtroppo quello che vorrei cercare di trasmettere con questo canale, il contributo che vorrei dare, è una sensibilizzazione maggiore, oltre che per l'inquinamento ambientale eccetera, che ovviamente si sta in gran parlare in questo momento eccetera, quanto proprio cercare di evitare l'assunzione di inquinanti, come potrebbero essere microplastiche, PFAS, così via, per cercare di vivere nella miglior maniera possibile e cercare di vivere senza avere poi delle problematiche in futuro, perché bevendo acqua con PFAS, cucinando con materiali che contengono PFAS, pulendosi i denti, bevendo dall'acqua, ad esempio, con le bottiglie di plastica che contengono microplastiche eccetera, comunque si corre rischi per la salute, quindi tumori alla prostata, tumori alla vescica, cardiopatie. Ci sono parecchie problematiche che gli inquinanti danno, e sicuramente non è un dubbio, è una certezza. Quindi
cercare di evitarli, mi piacerebbe fare un piano di lavoro, una discussione, dei dibattiti sull'argomento inquinamento. Mi piacerebbe fare anche una cosa del genere, quindi stavo pensando se cambiare il nome del canale o mantenerlo come in questo momento. Ora sicuramente comincerò a fare qualche video e poi eventualmente decido, però se hai qualche consiglio da questa chiacchierata e vuoi mettermelo nei commenti, sono ben lieto di ascoltare un nome, esempio, che potrebbe piacere a voi come canale, ovviamente cercando sempre di tenersi qualcosa inerente al camper inquinamento, settore automotive, una roba del genere, che comprende un nome, che comprende tutte e tre le cose, che ora al momento non mi viene in mente niente, però se qualcuno ha consigli scrivete giù nei commenti. Ultima cosa che volevo dire è che da ora in poi il montatore sarà sottoscritto, quindi speriamo di non fare troppe cavolate e cercare di supplire la mancanza di Stefano nel migliore dei modi. Ovviamente io devo prenderci la mano, non sarà sicuramente così semplice, perché comunque avere una persona estremamente formata e competente fa comodo, non ci pigliamo in giro, fa comodo, e adesso speriamo di essere almeno alla sua altezza, poi sicuramente lo andiamo anche a superare, però con calma, con calma. Apro una parentesi dicendo che comunque in questo momento sono le 14:13, siamo all'altezza verso Torino, quasi a Torino, e io, come potete vedere, sono in mezze maniche. Sono un tipo abbastanza freddoloso, non tanto ma abbastanza freddoloso, ma vi assicuro che fuori ci sono 18 gradi, anzi per esattezza la macchina mi segna 17,5, quindi 17,5 gradi, però capite che il 20 di febbraio avere 17,5 gradi, per carità, è giorno, tutto quello che volete, ma non è normale, cioè c'è qualcosa di malato, e non è una tantum, perché se me la spacci con una tantum, ok, va bene, può essere esplorata una settimana, ma io vi dico, io sono nel nord Italia, però un inverno così caldo io non ne ho memoria. Ha fatto una, massimo due settimane di fresco, che è arrivato zero, meno due, meno tre, ma fresco, perché ovviamente qua siamo abituati a, almeno io sono abituato a ben altre temperature, soprattutto stando in montagna, non ha fatto per niente freddo. Quest'anno è stato veramente un anno clamoroso, infatti i riscaldamenti li abbiamo usati pochissimo, si è risparmiato anche un botto, ma tutti, chiunque abiti in Piemonte, che io sappia, ha risparmiato a livello di riscaldamento, perché non fa freddo fuori, quindi poi ovviamente dipende quanti gradi volete tenere voi in abitazione, però se avete quei 20, 21 gradi, che è fin tanto, in abitazione avete risparmiato un bel po', anche perché fuori adesso ce ne sono 18, apri le finestre, poi fai andare 2 ore di riscaldamento stasera piuttosto per avere quei 1 o 2 gradi. Ringrazio ancora tutti per aver guardato questo video, se sei arrivato fino qui, per il supporto datomi in passato, spero di non deludervi in futuro. Ringrazio ancora Stefano che ci ha accompagnato per i primi passi del canale, grazie Stefano, ragazzi, che dire, alla prossima e ciao!